City Report. Ed eccoci amici, nuova puntata di City Report, sotto la pioggia ma non ci fermiamo mai. Oggi siamo insieme a Frank Diamond e ad Antonio Salinari, che tutti conoscete, del Municipio 7. Stiamo partendo a fare una visita dopo le diverse segnalazioni della settimana, dopo le curiosità che ci avete chiesto sulla questione del parco che c'è alle nostre spalle, ma quello ne parliamo dopo. Ciao Antonio, siamo appena arrivati qui, siamo in via Creta, abbiamo trovato un'auto dormitorio abbandonata. Abbandonata chissà da quanto tempo che è qui, tra l'altro fanno anche il mercato qua vicino, mi sembra stato che nessuno se ne sia accorto. È sicuramente auto rubata, targa straniera, se possiamo chiamarla targa, chissà dove arriva, vetri rotti. Sedile abbassato, quindi qualcuno abbassato. Si droga o dorme. È la situazione che viviamo nei nostri quartieri periferici, no? Che il sindaco Sala si vanta tanto di farsi vedere in periferia, ma non viene mai a vedere le cose concrete, che sono esattamente queste. Ecco, un'altra cosa che ti chiedo è, vedo che ci sono le strisce blu, i cittadini se non mettono il bigliettino prendono la multa. Sta macchina vedo che non ha neanche un bigliettino. O l'avrà pagato ai suoi tempi, poi è rimasto, no, è chiaramente una macchina rubata, è stata depositata qui, lasciata qui, abbandonata nel tempo, negli anni forse, e oggettivamente anche questa è un'altra incuria, nessuno le controlla e sono sicuramente un... Immagino che l'hai anche già segnalata questa cosa. Segnalata più volte, chiaramente se aspettiamo i tempi della polizia locale che a fatica riescono a stare in piedi perché non ci sono vigili, non ci sono pattuglie, non ci sono nei nostri territori. Pensate che di notte, di sera ci sono solo 4 pattuglie in tutta la città, voi pensate un po' come si può gestire una città. In questo momento si parla tanto di fuori salone, sono del mobile, ma poi le cose concrete e vere sono queste. E gestire la sicurezza in questo momento è difficile, no? Il sindaco aveva promesso delle nuove assunzioni che non sono mai arrivate, sui nostri territori gli uomini in divisa li vediamo sempre meno. Ed è questa una parte grossa dei problemi. Poi c'è anche da dire che il fattore dell'immigrazione clandestina, della criminalità, di alcune leggi che sono rimaste ai tempi degli anni 40 non permettono molte volte, anche sempre il famoso caso delle borseggiatrici incinta, ma tante altre, non permettono di poterle arrestare, fermare, eccetera. Anche lì, in questo caso, per disgrazia, come dicono loro, o per fortuna, per quello che dicono altri, c'è un altro governo che si spera che cambierà queste norme che non permettono più la sicurezza nelle città. Ma andiamo a vedere il parco, il campo calcio, vediamo cosa è successo, perché Antonio anche su questa cosa c'ha parecchio da dire, non è qui per caso oggi ragazzi, perché come vi ricordate prima delle elezioni comunali dello scorso anno avevamo parlato con lui di questa situazione e lui ci aveva dato una risposta concreta, affidabile, c'era un bando in corso, poi ne parleremo più avanti, adesso lo vedete, anzi lo vedrete tra un pochettino, andiamo a vedere. Siamo arrivati, questo è l'ingresso principale. Antonio, raccontaci qualcosa appunto della società sportiva. Questo era l'ingresso principale di questa società sportiva Sella Nuova SRL, costituita negli anni dai residenti del quartiere, che avevano appunto fondato un'associazione sportiva, e poi si erano appunto presi, aggiudicati questo bando, qui avevano creato questo campo da calcio ad 11 e tenevano sotto controllo un po' l'area, la presidiavano, facevano delle partite qui all'interno. Poi negli anni è stato totalmente abbandonato perché chiaramente i residenti negli anni l'età avanza, quindi c'è qualcuno che non c'è più, e da allora l'area è stata totalmente abbandonata. Ecco Antonio, da quando è abbandonata appunto? Sappiamo che vabbè, quando le aree sono abbandonate purtroppo vengono sporcate, devastate eccetera. Tu però quando eri in maggioranza in Municipio 7, diciamo adesso cosa avevi fatto appunto per quest'area
Allora, su questo ci sono, io sono arrivato, ho fatto l'assessore allo sport di questo municipio, del municipio 7, e abbiamo subito preso in considerazione questo impianto. Siamo andati a parlare con il comune, abbiamo chiesto di prenderlo in carico noi come municipio, e da allora abbiamo stanziato, abbiamo fatto diversi bandi. L'ultimo bando, una gara chiaramente pubblica, è stato assegnato ad una associazione sportiva internazionale che ha presentato un bellissimo progetto, si è aggiudicata l'area, abbiamo firmato un contratto di aggiudicazione che è riscontrabile, cioè si vede, non è fantasia, cioè, ecco, per con smentire. Questo progetto bellissimo che avevano presentato, ricordo che c'erano un impianto sportivo multidisciplinare, c'erano un'area termale, degli impianti con acqua, piscina interna e esterna, cioè, grande investimento, grandissimo investimento che avrebbe riqualificato sia questo impianto sportivo ma anche tutto il quartiere, no? Quindi abbiamo qui vicino delle case popolari, c'è cioè via Creta, abbiamo poi via Vitello, via Lucca, diverse, comunque una zona residenziale molto molto ambita, c'è Bisceglie, la metropolitana che è qua dietro alle nostre nuovi spalle, quartieri. Un nuovo quartiere, quindi avrebbe davvero riqualificato un po' tutta la zona. Bene. Non per, non, per andare, non vogliamo per forza andare in polemica con i nuovi che sono subentrati. Ma cosa ha portato questo fermo? Perché ce lo chiedono tutti. Devo cosa è successo? Che chiaramente poi alle ultime abbiamo presentato il progetto, no, a tutta la cittadinanza, alle ultime elezioni amministrative c'è stato il cambio di guardia, quindi la sinistra ha vinto sia il comune che il municipio, da allora tutto si è arenato, si è fermato. Noi non sappiamo più a che punto è questo progetto, non sappiamo più se l'intenzione del municipio è quella di portarlo ancora avanti, quindi di andare a concludere questo progetto che si era già presentato, oppure se la loro intenzione è ristravolgere o rivedere il tutto. Bene, non si è mai parlato più di quest'area e ora sono più di 2 anni che è ferma in totale degrado e abbandono. Quello che mi sconvolge di più, Antonio, è che questa giunta dovrebbe essere quella green, il sindaco è del Partito Verde. È semplice, è questo, no? Il verde del Comune di Milano. È facile dire, riempirsi la bocca del green e del verde e poi creare questa incuria sul nostro territorio, sì, sì. Ma pensiamo veramente a area B, area C, a tutte le piste ciclabili, i monumenti imbrattati in nome dell'ecologia, l'ecologia che spendiamo più i litri d'acqua per ripulire che il resto, insomma un totale fallimento, e questa è la dimostrazione. Va bene, andiamo avanti, vediamo un'altra cosa, sta diluviando, andiamo. Eccoci con il nostro amico Frank. Frank, ci hanno segnalato quest'area, ci stai accompagnando insieme ad Antonio Bestetti, consigliere. Vediamo anche delle taniche in giro, ma che succede qua a sto parco? Io sono qua perché gioco in casa in tutti i sensi, sono dietro casa e vediamo anche delle taniche che sono pericolose, sai. Di questi tempi in cui già, come dicevi tu, imbrattano, fanno disastri, trovare delle taniche che possono andare a fuoco è la cosa più pericolosa. Che poi... Piena, e quella è la cosa grave. E non si sa che cosa c'è dentro. Anche questo è inquinamento, perché ci potrebbe essere olio. A noi l'olio ce lo fanno smaltire, anche quello da cucina. Qui dentro cosa c'è? Non si sa. La Milano Green di Sala. Ma adesso andiamo dall'altra parte, che riusciamo a vedere anche una bella realtà invece, che è quella degli orti, il campo degli orti, dove ci sono comunque un luogo di aggregazione di non giovanile ma più adulta. Pensionati. Che poi si parla spesso, no? Dell'aggregazione giovanile, di come si vuole salvare i quartieri, comunque con i ragazzi. Il campo sportivo abbandonato, gli orti invece in buona salute, fortunatamente. Sottolineiamolo. Allora, visto che oggi siamo tra virgolette tra amici, facendo questa situazione di sopralluogo e monitoraggio, come diceva anche Antonio prima, la popolazione di Milano è in costante salita come età media. Quindi, oltre che non pensare ai giovani, non pensano neanche agli anziani. Ci sarà una guerra anche lì tra chi dovrà avere gli spazi e chi non dovrà averli. Perché ormai è diventato tutto cemento, costruzioni, palazzine, anche abbandonate che non servono a nulla. Hanno fatto dei bandi con dei criteri molto restringenti, quindi certo. C'è chi ha la fortuna di poi aggiudicarselo e altri invece che restano fuori. Quindi poi anche tra di loro c'è la guerra per chi si deve accaparrare il primo lotto disponibile. Qua c'è un altro ingresso, questo qui. Qui un altro aprono. Ingresso, esatto. Da qua. Da qui entrano tranquillamente all'interno.
qua c'erano dei magazzini, dei container con amianto, che quando c'eravamo noi chiaramente con l'AMSA avevamo fatto portare via, dove ci dormivano dentro, c'erano addirittura delle clochard senza tetto, venivano anche le carovane dei Rom, è un accampamento abusivo a tutti gli effetti. L'abbiamo fatto ripulire, abbiamo fatto anche tagliare tutta l'erba. Ma vedo che ci sono anche le porte ancora di calcio. Questo era un campo da calcio a 11. Quindi... Vogliamo andare a darci un'occhiata? Ok. Dai, andiamo. Tanto qua il passaggio ci passo addirittura io, per cui... Vai. Ragazzi, non è per nulla disagevole entrare qui, eh? Beh, vediamo un sacco di sporco, legna catastata, estintori. Io scendo di qui perché col sassino mi fido di più. Questo, cari amici, per la serie che vi facciamo notare che ci sono anche i politici, anche nei municipi, che si sporcano le scarpe anche quando piove, anche quando c'è il fango. Poi in un anno così importante per il calcio a Milano. Tutta la parte con i container che c'erano, poi sono le porte. No, voglio andare a vedere l'ammassamento qui. Eh sì. Cioè, sono situazioni talmente paradossali queste qui, che se non fossero vere ci si potrebbe anche ridere su. Potrebbe sembrare veramente una barzelletta. Guarda, letti, reti di letti ci sono dentro, piatti. Frank, tu che con noi sei uscito un sacco di volte in quelle che vengono chiamate aree occupate, che ti sembra? Questa non è dichiarata aria occupata, tra l'altro lo sapevo io che non è dichiarata aria occupata. Non lo sapevo. E neanche aria non qualificata, però è già qualificata, c'è la recinzione. Ah, la messa in sicurezza però non mi sembra delle migliori, anche perché troviamo anche vestiti. No, dai. È pure così. Beh. Caro Antonio, ecco, che sono gli spogliatoi questi. Ecco, la differenza che c'è tra questo punto, anche per questo siamo venuti qui, e molte altre aree, che almeno le altre aree si sa che sono occupate, sono fuori controllo, ci sono gli occupanti. Questa invece non viene toccata per niente, come se fosse al di sopra di ogni cosa, è perfetta. Non viene neanche considerata, anzi per loro evidentemente va bene così, e questo è il problema. Quando i cittadini e i residenti chiamano, no, sollecitano anche degli interventi, a malapena il municipio risponde. Noi almeno avevamo un senso di decenza di rispondere ai cittadini, di portare poi anche delle cose concrete sul territorio. I nuovi no, cioè questi non rispondono neanche alle meno, non rispondono neanche alle segnalazioni, e se chiamate i numeri sono, a volte non si fanno neanche trovare. Cioè, insomma, la situazione è che noi abbiamo purtroppo, per altri ormai mancheranno altri 3 anni e mezzo, una gestione in questo modo, in malo modo. Io adesso non voglio fare l'opposizione, perché so comunque che governare non è facile, perché io per 5 anni ho amministrato questo territorio, ma di certo tante cose concrete si sono fatte, tanti lavori si erano iniziati, è solo questione di portare a termine il lavoro incominciato. Qui loro invece evidentemente vogliono stravolgere tutto e stanno arenando e stanno fermando dei progetti, delle iniziative già avviate. Ecco, questa che non ci piace sotto molti punti di vista, a me e tutti i nostri amici che ci segue, è questa cultura del voler cancellare. Cioè, ha fatto un progetto qualcuno prima di te, anche se è costato, anche se è già partito, anche se comunque in qualche maniera è un buon progetto. No, non va fatto. No, proprio c'è la cultura della cancellazione. Ma non va fatto perché? Non va fatto perché il colore politico che l'ha fatto era diverso da loro, no? Certo. Cioè, quindi o la pensi come loro e quindi ti portano avanti delle iniziative, altrimenti se la pensi, anche se hai fatto una cosa concreta, buona per il territorio, viene arenata e viene messa da parte. Cioè, quindi guardare il colore politico anziché guardare la problematica seria da portare, da concretizzare e da risolvere. Comunque, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, vuole replicare, lo sapete, potete farlo benissimo, le nostre telecamere sono sempre accese, potete chiamare me, potete chiamare il numero di siti, potete chiamare anche Frank o anche Antonio, sì, perché comunque i numeri, no, io non ho mai negato il mio numero a nessuno, fateci sapere, giusto perché così i cittadini li informate, gli dite perché no, perché sì, perché rimanere nella vaghezza così prima o poi non vi rende, neanche nelle urne. E stiamo guardando queste porte abbandonate e il pensiero arriva anche alla Champions League, dove ci saranno 2 milanesi a contendersi la finale di Champions.
una cosa da sottolineare perché è importante per le nostre squadre di calcio milanesi, da comunque prestigio sempre alla città, fa arrivare il turismo e quindi vedere delle porte abbandonate proprio in questo momento è un peccato, diciamocelo, è un peccato. Quante sono le porte abbandonate? Allora, per adesso ne vedo due, se ci sono anche quelle di scorta vorrei dire che il campo era veramente un campo fighissimo ai tempi, adesso lo vedete, è un misto tra un qualcosa dove si può giocare a soft air, una discarica e una casa di nessuno, una giungla. Va bene, direi che con questa possiamo uscire, se il nostro Paolo Rusconi ha la camera, e andiamo a vedere qualcos'altro fuori. Allora, questi sono orti realizzati circa 12 anni fa, con la precedente, quando c'era ancora Pisapia. Okay. Avevano fatto inizialmente queste particelle ortive con terra, dei depositi in muratura, in lamiera, molto pericolose, ed erano un po' anche loro un po' trascurati. Noi nei precedenti anni come centrodestra ci siamo presi appunto carico anche queste particelle ortive, abbiamo realizzato tutta la filiera di piante che ci sono lateralmente per coprirli, no? Anche dal resto del parco e delle residenze, e all'interno di ogni particella ortiva abbiamo realizzato queste a posto delle casse panche in muratura che sembravano delle tombe, sì, obrobrie, sì. Abbiamo realizzato queste bellissime casette in legno come deposito attrezzi all'interno di ogni particella ortiva. Questi vengono assegnati tramite bando pubblico, c'è quindi un bando che viene fatto ogni tot anni, dove i cittadini possono presentare offerta e vedersi assegnato questo orto, che abbiamo poi risistemato appunto con... Ecco, ricordiamo in che via siamo, visto che non l'abbiamo detto da un po'. Ma qui siamo tra la via Viterbo e la via Bentivoglio. Siamo a Baggio. Baggio. Ok, andiamo. E siamo alla fine di una nuova puntata di City Report, vi abbiamo fatto vedere la questione del campo di calcio infinita finché qualcuno non si deciderà a muoverla. Antonio, una domanda, adesso siamo ritornati a vederla, abbiamo fatto il sopralluogo con te, cosa pensi di fare nei prossimi giorni? Glielo ricorderai a questi signori della giunta del municipio? Sicuramente sì, l'abbiamo fatto già più volte, ma torneremo sicuramente a gamba tesa, perché i cittadini non si meritano questo tipo di trattamento, e soprattutto per riprendere in mano un progetto che si è arenato in tutto questo tempo affinché si possa dare un servizio migliore al nostro territorio. Perfetto. Frank, tu sei qui di zona, dici qualcosa, sarai il nostro sentinella qui per questa, certo, situazione? Certo, io continuerò a monitorare la situazione qua. Tra l'altro ci siamo messi sugli spalti, da qua vediamo sia gli orti che il campo, e continuiamo a monitorare sicuramente. Perfetto, dal Municipio 7 di Milano chiudiamo qui con Paolo Rusconi alla camera, Fran Diamond, Antonio Salinari, Tullio Trapasso. Alla prossima, City Report. E nella desolazione più pura, qui ai limiti del campo di calcio, troviamo questo bellissimo water. Non ho i guanti, Paolo, quindi io non tocco altro. Di filo lento. Che tutto ha meno che dell'igienico. Guardiamo dietro cosa c'è. Una bella razione di birre. E questo è il perimetrale del campo di calcio che vi abbiamo fatto vedere. Questo è un plus in più perché lo abbiamo visto ora. Alla prossima. City Report.